Esiste una grande finzione e una grande realtà. La realtà è che le donne spesso hanno una posizione sul lavoro inferiore a quelle degli uomini in termini di retribuzioni, di rapporti, e quando hanno dei figli vengono trattate come se fossero dei lavoratori di serie B. La finzione è che a ogni presentazione di qualsiasi film, di qualsiasi premio, di qualsiasi intellettuale, beh, insomma, scopriamo che le parole declinate al maschile sono sbagliate. Ieri è stato il tempo ai David di Donatello della Cortellesi, che ha detto: ho qui un piccolo elenco di parole preziose. È impressionante vedere come nella nostra lingua alcuni termini che hanno il loro legittimo significato, declinati al femminile, assumono immediatamente un altro senso. Un cortigiano, dice la Cortellesi, un uomo che vive a corte, diventa al femminile una cortigiana, cioè, dice la Cortellesi, una mignotta. Allora, ragazzi miei, ma veramente dobbiamo fare questa battaglia sulla lingua? Veramente dobbiamo chiamare il presidente della Camera la presidenta? Veramente il sindaco la sindaca? Ma chi se ne frega? Andiamo sulle cose di sostanza. Le donne veramente pensano di essere sottomesse agli uomini, di essere discriminate per le desinenze dei sostantivi? Facciamo cose serie, non ci occupiamo soltanto di queste minchiate. Minchiate, che cos'è? Femminile? Maschile? Cosa vuol dire?